Ciao dal vostro QL Coach, oggi vedremo gli accordi sospesi di quarta, e cioè sus 4. Vi ricordo che questi accordi sono tutti tratti dal libro Accordi per ukulele del sottoscritto. Brevemente vediamo perché questi accordi si chiamano sus 4, cioè sono accordi sospesi con la quarta. Perché sono sospesi? Perché non c'è la terza, e cioè la nota che definisce se l'accordo è maggiore o minore. Per farla breve, vediamo sull'accordo di Do, per esempio, il Do maggiore naturale, che determina se è maggiore o minore, è la terza, e cioè il Mi. In questo caso è maggiore. Nell'accordo di sus 4 non ci sarà la terza, quindi il Mi, ma ci sarà il Fa, che è la quarta. E quindi ci manca la terza ed è un accordo sospeso, infatti sentite che ha questo suono un po' sognante. E così vale per tutte e 12 le posizioni, quindi per tutti e 12 gli accordi sus 4. Vediamoli velocemente, quindi abbiamo il Do sus 4, quindi al Do naturale aggiungiamo questa nota, il Fa, e abbiamo un Do sus 4. Poi un Do diesis sus 4, detto anche Re bemolle sus 4, chiamatelo come volete, quindi barré al primo tasto e ci servirà per terza e quarta corda, perché seconda corda, secondo tasto, metteremo questo e prima corda, quarto tasto, metteremo il mignolo. Quindi Do diesis sus 4. Dopodiché Re sus 4, quindi quarta corda e prima corda libere. E poi al secondo tasto della terza corda il medio, terzo tasto della seconda corda l'anulare, quindi Re sus 4. Dopodiché abbiamo un Re diesis sus 4, quindi andremo con il barré al terzo tasto e faremo questo, si può chiamare anche Mi bemolle sus 4. Non è altro che la posizione di prima che abbiamo trasportato. Poi passiamo al Mi sus 4, quindi la seconda corda sarà libera e poi ci serviranno prima corda, secondo tasto il medio, quarta corda, secondo tasto l'indice e terza corda, quarto tasto l'anulare, oppure se ci arrivate anche con il mignolo, vedete voi. Quindi Mi sus 4. Andiamo avanti quindi con il Fa sus 4, quindi abbiamo un mezzo barré per prima e seconda corda, poi terza corda libera e quarta corda al terzo tasto con l'anulare. Fa sus 4. Dopodiché il Fa diesis sus 4, detto anche Sol bemolle sus 4, quindi barré al quarto tasto e poi l'anulare lo mettiamo sulla terza corda al sesto tasto ed il mignolo sulla seconda corda al settimo tasto. E abbiamo il Fa diesis sus 4. Dopodiché il Sol sus 4, quindi questo è facile perché prima, scusate, quarta e terza corda libere, e poi sulla seconda corda al terzo tasto l'indice, prima corda, quinto tasto l'anulare. Sol sus 4. Poi il Sol diesis sus 4, detto anche La bemolle sus 4, quindi sulla quarta corda indice al primo tasto, terza corda, medio al terzo tasto e poi gli altri due sul quarto tasto, le altre due corde, anulare e mignolo. Quindi Sol diesis sus 4. Dopodiché il La sus 4, quindi prima e seconda libere e poi le altre al secondo tasto, La sus 4. Poi abbiamo il La diesis sus 4, detto anche Si bemolle sus 4, quindi mini barré per
per prima e seconda corda o anche barré intero, come vi trovate meglio, tanto poi aggiungeremo queste, quindi qui al terzo tasto per terza e quarta corda e qui mini barré o barré intero, come preferite, e abbiamo un La diesis sus 4. Dopodiché il Si sus 4, non facciamo altro che da questa posizione spostare tutto di un tasto, ed è il Si sus 4. Ci vediamo alla prossima, ciao da Ukulele Coach.